Allora, in questo momento noi stiamo volando e io noto che ci sono dei problemi al mio motore. Il motore sta per piantare. Avanti. L'aeroma l'India 9944 per piantato motore, inizia la manovra di atterraggio forzato. Ah, ok, va bene. Velocità massima di 120 km all'ora e la velocità di planata. Questo velivolo perde in una virata circa 500-600 piedi. Adesso io mi organizzo, ho un campo qui sotto in modo da portarmi sulla verticale del campo a una quota di 750 piedi. Controllo il vento, vedo dei fumi e il vento praticamente suona in questo momento controvento, quindi mi aiuterà in qualche modo per poi arrivare giù e portare l'aeroplano a terra. 1000 piedi, 120 km all'ora. L'aeroma, l'India 9944, chiave bassa per forzato, piantata motore. Controllo la quota, controllo la velocità. Ok, adesso mi organizzo, metto il flap. Tio. Atterraggi impossibili. In questa categoria rientrano gli atterraggi ad alto rischio eseguiti su superfici totalmente inadatte. In linea di principio, se si sono rispettate tutte le regole di buon senso finora enunciate, sono situazioni nelle quali non ci si dovrebbe mai trovare, ma è comunque necessario avere un'idea di come comportarsi se non si dovesse avere altra scelta. Colture alte o alberi. Il rischio in questo caso è di imbardare violentemente al momento del contatto con le piante, se un'estremità alare tocca prima dell'altra. Per questo è importante porre la massima attenzione nel mantenere le ali livellate fino all'ultimo istante. La cima delle colture deve essere trattata come se fosse il terreno, ci si deve quindi disporre a posarcisi sopra. Campi cortissimi. In questa situazione è preferibile imbardare intenzionalmente dentro il campo piuttosto che impattare frontalmente nella recinzione di fondo o contro un ostacolo, anche a bassa velocità. In acqua. L'atterraggio in acqua è da considerarsi l'ultima risorsa in alternativa ad un incidente sicuro. Se siamo dotati di carrello retrattile, non estraiamo il carrello. Se la coda tocca l'acqua per prima, verrà risucchiata sotto. L'assetto diverrà bruscamente cabrato, con il successivo rovinoso impatto di muso con la superficie dell'acqua. Conviene quindi toccare in assetto orizzontale alla velocità minima di volo livellato. La decelerazione iniziale sarà molto forte, importante tendere bene le cinture in anticipo, e l'aereo quasi sicuramente andrà completamente sott'acqua per qualche secondo.